Carissimissime e carissimissime anime attente, ospiti dell'attuale involucro impermanente di sangue ed ossa, siamo qui per fare ognuno, ognuna, la propria esperienza terrena e svelare piano piano il grande inganno che occulta la verità. E oggi desidero analizzare con voi il video che segue. Il lancio del pallone è stato fatto il 25 settembre 2021. Le riprese sono state eseguite con una fotocamera GoPro Hero 9 Black. Invito le anime a digiuno di come funzionano le distorsioni delle riprese con grand'angolo di documentarsi attraverso i due video che trovate su Indice Alfabetico. Obiettivi occhio di pesce e occhio di pesce spiegazioni obiettivi. Vediamo il video. Fermo a pochi secondi dal lancio, a soli qualche centinaio di metri. L'effetto della fotocamera mostra una terra cava, subito dopo una terra concava. Qui hanno indicato il monte Rainier e la luna. Interessante il video che riguarda la spiegazione delle ombre del monte Rainier, sempre su Indice Alfabetico, sotto la voce Rainier Monte. O 200 miglia di terra piatta dal monte Rainier al monte Brunswick. Ogni tanto faccio avanzare il video a velocità aumentata e come si evince si vede chiaramente che la ripresa crea sull'orizzonte piano sia curve convesse che concave, anche a bassa quota. Fermo quando sono elencati i punti di riferimento. E qui traduco liberamente, cullati Colombia, cullati. Siamo arrivati alla ripresa con una ampiezza sull'orizzonte di 275 miglia, pari a 442 chilometri. Potete osservare che l'orizzonte, trovandosi sotto la mezzeria dell'immagine, tende leggermente a formare una linea concava. È importante sapere che su un globo col diametro di 12.742 km, ad una distanza di 442 km, c'è o dovrebbe esserci un abbassamento da un punto all'altro di, attenzione, 15 km e 300 metri. Sapete quanto è alto il monte Rainier che vedete qui? 4 km e 300 metri. Giusto per fare un paragone, dovrebbe esistere una curvatura di 4 volte il monte Rainier sulla distanza di 442 km. Un saluto e grazie per la vostra attenzione. Dino.